tema il turismo, deserta la riviera romagnola che in questo periodo segnava il tutto esaurito. Si pensa a prolungare la stagione e il sindaco di Numana, nel Conero, propone le ferie siano deducibili nella dichiarazione dei redditi. Scendiamo dalla Romagna al Conero, guardate cosa chiede il sindaco di Numana. La possibilità proprio di detrarla dall'imponibile, cioè come uno va a comprare un medicinale, come uno va a fare gli infissi di casa, può portarli in detrazione. Detrarre dalle tasse le spese per le vacanze, è questa la formula per rilanciare il turismo nazionale. La proposta arriva dal sindaco di Numana, un luogo incantevole nel parco del Conero. Il concetto nasce dalla possibilità di andare prima di tutto a fare una vacanza in Italia, quindi uno spirito di solidarietà di italiani che aiutano altri italiani. E poi anche la possibilità di portarlo in detrazione sarebbe un quid aggiuntivo, visto che oggi come oggi tutti i settori soffrono economicamente. A lei è venuta anche un'altra idea. Perché non dare la possibilità a chi investe in pubblicità di detrarre, aumentando la cifra destinata alla pubblicità, del 150%? Cioè io spendo 20.000 euro, porterò in detrazione 30.000 euro della pubblicità fatta. Questo credo che sia anche una dimostrazione da parte dello Stato di dire chi aiuta a far girare l'economia italiana deve essere agevolato. Da qui si ammira un panorama che oggi vuole allontanare il più possibile il nemico comune, il Covid-19. Il virus che ha seminato terrore e morte nel mondo, nelle Marche non viene combattuto solo negli ospedali. Qui nella terra dell'accoglienza e dell'ospitalità ci vuole tornare al più presto ad offrire le proprie eccellenze. Facciamo le nostre vacanze nel più bel paese al mondo che è l'Italia. Poi noi siamo pronti qui ad aspettarvi con la nostra storia, con la nostra cultura, col nostro mare, ma soprattutto con la nostra umanità, quella capacità di regalarvi con un sorriso un grande abbraccio.